Allora, siamo qua a Fano e non posso credere, ci sono più di 400 persone per la presentazione del mio libro. Grazie, grazie veramente. Mentre lo scrivevo stavo molto male, devo dire, non è stato piacevole. Tutti mi dicevano vedrai la catarsi, eccetera, non l'ho vissuta in quel momento. È successo circa un mese dopo, poi quando è uscito mi sono resa conto che era altro da me, era una cosa che ormai mi ero lasciata alle spalle, il mio passato, e che quindi potevo voltare la pagina. Lo consiglio a tutti un po' di fare un'autoanalisi, di riscrivere, di ripercorrere gli eventi, perché poi magari degli eventi anche traumatici poi si vedono sotto un'altra ottica e riesci a capire anche qual era la tua parte e a perdonarti e a perdonare il prossimo. Il rapporto con i genitori di successo e poi il rapporto stesso con il successo, ecco, se ne parla nel libro in questa duplice fase, prima vissuto quasi un po' di riflesso dei genitori e poi in prima persona. Sì. Penso che nulla ti può preparare al successo, soprattutto a me è arrivato quando ero molto giovane, a 17 anni, e mi ha molto destabilizzato. Non mi ero resa conto, cioè l'avevo vissuto attraverso i miei genitori, cosa voleva dire, però io ero anonima prima di venire riconosciuta da tutti. E quindi è stato un po' poi come dover abbandonare la mia giovinezza. In quel momento avevo 17 anni. E ho iniziato a sentirmi diversa dalle persone della mia età e mi ci è voluto un bel po' di tempo per poi ritrovare armonia con la gente della mia età, che poi da più grande. È stata la mia psicologa che me lo diceva da anni, mi diceva devi scrivere la tua storia. Io non capivo perché, dicevo se vengo qua a raccontartela apposta perché devo scriverla. E lei mi ha detto se, vedrai che se la tirerai fuori diventerà altro da te. La incornicerai e non sarà più una cosa che ti tieni dentro. Sicuramente è una storia difficile, contorta, però so e sapevo mentre lo scrivevo e speravo di arrivare a altre persone che come me hanno avuto storie difficili ma hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. In realtà poi si tratta di questo, di una storia di resilienza e che ogni volta che si cade per terra bisogna rialzarsi in piedi e ricominciare sempre più forte. È una storia di speranza alla fine. Alla biblioteca di Passaggi dove lascio un pezzo del mio cuore. Un cuore strano.